Quattrenna, Paglia e Mesagni, antico Giro della Marchesa. Con la collaborazione del Comune di Fontana Veneto, inserita stabilmente nel calendario di Rete 20, marca storica della provincia di Treviso. Ci sarà un momento dedicato a quanto ha chiesto Papa Francesco per la pace. Oggi è stato un giorno importante per noi cattolici cristiani e poi ci sarà la presentazione del Palio delle Rondi, il nuovo palio, non sveliamo fino all'ultimo. Chi vuole può gustare il pan dolce della Marchesa alla sfilata delle contrade con costumi rurali di fine 800, primi 900. La partecipazione, ne siamo molto fieri, della banda Ferdinando Sebastiani di Fontana Veneto. Il palio con la Brunea, col Tesser, con la fune, con la treccia, con la fionda, con il carro attorno all'antico Giro della Marchesa. 3, 2, 1, signore e signori, avanti col palio comunale dei bambini. Faccio solo due parole. Ringrazio l'amministrazione comunale, ringrazio l'ente Palio perché anche quest'anno abbiamo collaborato benissimo, ringrazio le contrade, voi genitori e tutti i bambini che anche quest'anno sono numerosi. Allora, buonasera a tutti e un ciao a tutti i bambini, ciao! Non ho sentito, ciao! Beh, questa è la grinta che serve, così domani insegnerete quelli più grandi che l'importante è gareggiare con gioia. E grazie alla sua intuizione è nato questa bella gara fatta di persone, di storia, di emozioni e anche di antagonismo. Auguro a tutti una bella sfida e una buona serata per questo bellissimo gioco che è il Palio dei Bambini. Grazie. Io prima di presentarvi vi auguro buon divertimento. Ci facciamo un applauso per darci la causa. Ricordo che anche questa sera chi vince dei bambini porta a casa un palio. Il palio è un disegno fatto da loro durante i centri estivi e una volta messo a posto è stato confezionato anche questo dalle sapienti mani delle sarte del gruppo artistico culturale Milo Burlini. Allora, 1, 2, 3. Capitel 6, Centro 6, Croce Contorta 8, Margareccio 6, Minelli 8, Sant'Antonio 6. Di due giochi che ricorda l'antico allevamento del Bacco da Seta. Occhio! Pronti? Partita la gara del Tesser. Io sono qua davanti, vedo uno del centro velocissimo. Thank you.
Barunchella, 6 punti Capitelli, 5 punti Borgoruga, 4 punti Croce Caotonda, 3 punti Centro, 2 Sant'Antonio, 1 Margareggio. Per la prima manche del tiro con la fune, Sant'Antonio lato strada, Minelli lato chiesa. Margareggio lato strada, Croce Caotonda lato chiesa, l'isola del sorriso e questi splendidi bambini, facciamoglielo adesso un applauso per tutti, grazie di quello che ci stanno regalando come solito con la loro purezza, la loro semplicità e il loro divertimento. Grazie. Le tattiche vengono spiegate dai capitani nei minimi particolari. Pronti? Dai leoni! Cerchiamo di velocizzare arbitri di centro, lato strada, bordo lungo, lato chiesa. Vai Adriano, vai. Allora, pronti? Capitello, Chiesa e Barucchella, la tua strada. Siamo. Andiamo. Allora, pronti? Partita, la manche. Insieme Capitello, molto determinato. Croce Caotonda lato strada, Sant'Antonio lato chiesa. Ricordo i bambini sono pregati di rimanere in piazza fino all'entrata delle squadre più grandi, perché poi gli era consegnato un diploma sul quale ci soffermeremo un attimo tra pochissimo. Pronti? Partiti! Manche equilibrata! Adesso sembra che sia una mancia molto equilibrata. Adesso sta arrivando con questa Caotonda. Vedo che c'è. Siamo pronti. Equilibrato che questo super equilibrato, ricordo che 30 secondi scatta il pari con il piano, ha vinto il Margareggio perché è uscito dalla parte. Dai, va avanti. Andati! Capitello sta pigiando sull'acceleratore in maniera importante, si resiste Capitello! Minelli lato strada, Barucchella lato chiesa. Partiti, tensione, Minelli pigia, Barucchella resiste, Minelli ripigia, Barucchella riresiste, Minelli pigia di nuovo e dà una staccolata,
Maruchella Rezzi, Mineri se lo portate via, ma Maruchella tieni, Maruchella in recupero, pari, pari, parità, adesso c'è addirittura Maruchella, ricordo su 30 secondi ballottata, parità, applauso per la parità! Grazie e che il nostro sia un contributo importante. Fermi i piedi, tutti i piedi, le fionde, Adriano, visto che non c'è Cristiano De Santolo, prendile tu da Elio Battaglia. Andiamo, 15 ponti, croce Caotorta, 18 punti il centro. Quello è un sesto, ah. 20 punti ex aequo Borgoruga e Sant'Antonio, quinti. 21 punti Baruchella. 22 punti Marcaveccio. E adesso come mettiamo? 23 punti Minelli. 25 punti la Contrada con la Croce di Malta. Capitano! Dove sono le fionde? Elio, che fa le fionde? Adriano, venite qua ragazzi, poi diploma a tutti. Un applauso al capitano! E ora la fionda numero 1, e la fionda numero 2, e la fionda numero 3, e la fionda numero 4, provi subito casa con un sassito, che va bene. Numero 4, 5. 6, 7, 8, manco qui sono, guardati, 9, viva tutte le contrade, a riso e sorriso, all'assessorato alla cultura, grazie, grazie, grazie!